Credo che per molti di voi sarà la prima volta, una realtà nel cuore di Roma, con facoltà diverse, con attività di ricerca diverse, e in questo tipo di attività di ricerca diverse noi abbiamo anche l'onore, se vogliamo, e l'onere di essere collegati proprio con questa scuola che ha come riferimento Giorgio La Pira, il suo insegnamento e soprattutto la sua testimonianza in termini di politico, di studioso, di uomo di Stato, ma anche allo stesso tempo uomo in grado di leggere le istituzioni e le novità che le istituzioni possono in qualche modo portare. Oggi è la vostra prima lezione di tipo frontale e con il professor Prosperetti, giudice della Corte Costituzionale, che credo vi darà la possibilità anche di leggere proprio questa dimensione della Pira che opera all'interno delle istituzioni, ma con una capacità e con una qualità, se vogliamo, sia umana che professionale, certamente diversa, che lo rende oggi, si parlava prima, almeno venerabile anche da un punto di vista di quello che può essere il riferimento ecclesiale della figura di la Pira. Venerabile, che non vuol dire collocare il santino da qualche parte, ma poterne in qualche modo utilizzare l'esempio. E l'esempio che significa poi la capacità di operare dal di dentro delle istituzioni, cercando di portare una propria visione, una visione se vogliamo anche alternativa rispetto alle massificazioni delle visioni esistenti. Quindi io vi auguro un buon lavoro, ringrazio ancora il professor Prosperetti, il professor Di Santo che è l'animatore di tutto, e buon lavoro. Grazie. Professore Curcio. Professore Curcio, prego. Io vuole essere solo un saluto a tutti quanti voi della scuola Giorgio La Pira. È l'inizio di questo nuovo anno e il ringraziamento va a chi si è impegnato per la realizzazione. Innanzitutto il professor Luigi Di Santo e al rettore che ci ospita in questa bellissima struttura, in questa Università del Laterano, Università del Papa, e chiaramente al professor Giulio Prosperetti, giudice della Corte Costituzionale, che ci tiene questa prima lezione. Porto chiaramente il saluto dell'Istituto Internazionale Jacques Maritain. Questa scuola nasce all'interno di questo istituto che ha ormai 45 anni di vita e che nasce da un gruppo di professori che aveva conosciuto lo stesso filosofo francese. Perché in un istituto come quello del Maritain nasce una scuola di formazione sociopolitica? Perché credo che lo stesso filosofo francese, guardando anche a quello che ha vissuto nella sua esperienza politica, perché ha dato le basi a tanti politici, chiaramente vuole far emergere quei valori forti, fondamentali della persona. Una politica vera, autentica, può nascere solo su questa base, cioè ritornando a quei principi forti, a quei valori autentici che solo nella persona si possono ritrovare. Quale tipo di persona? Una persona che è la persona che vive dell'esperienza spirituale e quella spiritualità che nasce nel cuore di ognuno di noi e che soprattutto si fonda sui principi veri e autentici della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Maritain è stato, potremmo dire, il padre proprio della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
Quando parliamo di diritti umani, quando parliamo di diritti politici, di diritti sociali, ecco, Maritain può essere questa base autentica su cui poter costruire. Allora, mio vuole essere un saluto e soprattutto un ringraziamento per quello che si sta facendo, per i professori che parteciperanno a questa scuola di alta formazione sociopolitica e soprattutto a tutti quanti voi studenti che vi siete iscritti. E siete in 78 e credo che questa sia la cosa più bella per un'Italia migliore e per giovani che cercano di costruire una società più bella e più autentica attraverso la politica. Grazie. Bene. Sente? No. Adesso sì. Bene, grazie Gennaro, benvenuti. Questa è la prima lezione frontale della Scuola Latina 2019. Siamo reduci dal convegno di Matera di qualche settimana fa, il convegno sul futuro delle città, con il quale abbiamo inaugurato l'anno 2019 della Scuola Latina attraverso un evento collettivo. Oggi, come dicevo, inizia il ciclo delle lezioni frontali e non potevamo iniziare meglio. Io ringrazio veramente di cuore il professore Prosperetti per l'onore che ci dà oggi per lavorare insieme su un tema importante, fondante, quale è oggi la questione dei diritti sociali nell'ambito della dimensione europea. Tutto il nostro corso 2019 verterà sull'Europa, sull'Europa sociale, sull'Europa politica, sull'Europa giuridica. È una sfida anche questa che lanciamo quest'anno, proprio perché l'Europa è la nostra casa comune e spesso letta semplicemente in una dimensione di crisi, molte volte una dimensione che non è assolutamente elaborata, ma semplicemente legata a questioni di contingenza politica. Io credo che, come è già accaduto l'anno scorso, sia necessario lavorare su questi temi, responsabilizzarsi su questi temi, perché penso che le grandi questioni che sono dentro il problema italiano sono le questioni che possono essere affrontate solo su una scala diversa, che è quella appunto europea: la corruzione, la crisi della socialità del diritto, la crisi della dimensione partecipativa, la qualità della democrazia. Sono temi che oggi, più che mai oggi, devono essere affrontati a livello europeo, e credo che una nuova generazione di studenti e di studiosi debbano, con la propria intelligenza e con la propria volontà, essere presenti in un contesto del genere, perché davvero non possiamo non dare un contributo, non possiamo disimpegnarci, non ci appartiene il disimpegno. Bene, io ringrazio ancora tutti voi e cedo davvero, augurando a tutti voi un anno pieno di lavoro ma anche di crescita, la parola al professore Prosperetti. Bene, anch'io ringrazio dell'invito, mi fa molto piacere di parlare ai giovani, perché poi, essendo da 3 anni alla Corte Costituzionale, mi manca un po' questo rapporto con gli studenti. Un corso intitolato a Giorgio La Pira, e niente di più idoneo per un corso che si inizia con il problema dei diritti sociali. Probabilmente sapete tutti chi era Giorgio La Pira. Io ricordo che in casa Fanfani era considerato già santo, adesso ha fatto il primo step venerabile,
ma in casa Fanfani era già considerato santo perché una volta si dimenticò il cappello e fu messo, i Fanfani lo mise sotto una teca di vetro, perché già in vita lo consideravano quello fosse una reliquia. Beh, lui si converte all'inizio degli anni 40, è professore di diritto romano, ma soprattutto fu nel primo governo De Gasperi sottosegretario al lavoro e poi sindaco di Firenze. E come sindaco di Firenze fece una cosa incredibile, perché finita la guerra c'era la fabbrica La Pignone a Firenze che era in crisi perché aveva prosperato costruendo armamenti, ma finita la guerra e quindi l'azionista che era la signora Viscosa sostanzialmente la voleva chiudere e licenziare 3.000 operai. A quel punto intervenne il sindaco usando in maniera impropria ma politicamente molto suggestiva i poteri del sindaco, i poteri contingibili e urgenti che hanno i sindaci, e quindi sequestrò la fabbrica in modo che la fabbrica non potesse essere venduta, non potesse essere chiusa, e questo suo atto alla fine portò all'intervento dell'ENI e la fabbrica fu salvata e fu costituita la nuova Pignone, che ancora è operativa. Questo fatto ci deve far molto riflettere, perché siamo in una fase storica di grandi cambiamenti. Il sistema della globalizzazione, dei liberi mercati, eccetera, non è più in grado di garantire il lavoro a tutti, il lavoro che nel nostro sistema è la principale forma di ripartizione del reddito nell'ambito della nazione. Quindi questa interdipendenza tra lavoro e reddito sta andando in crisi. Non è un caso che è stato varato il reddito di cittadinanza. Però ancora tutto l'impianto è un impianto che ci riporta ancora a una realtà meteo-industriale. Ancora il dibattito che va avanti da 40 anni non ha portato ancora a un nuovo modello, per cui ci si continua ad arrovellare sui problemi dell'occupazione, della disoccupazione, ma senza mai riuscire a trovare il mandorlo della matassa di questo groviglio, anche perché l'Europa che nasce dall'idea della globalizzazione dei mercati, del libero scambio, eccetera, in fondo è ancorata a un'idea di mercato che forse non corrisponde più alle esigenze attuali. Io sono convinto di una cosa, che i principali problemi di questa epoca non siano problemi economici, come si va dicendo, ma sono problemi giuridici, in quanto gli economisti ragionano su concetti che sono quelli di una società industriale che non c'è più. Quindi fanno analisi con strumenti che non riescono a fotografare la realtà sociale esistente, ma attraverso parametri diversi. Cioè il fatto che
sia soltanto un'occupazione di lavoro subordinato, stabile, a creare reddito. È un qualche cosa che non corrisponde più alla realtà. Sappiamo al sud dove ci sono la gente alla casa di proprietà, fa un po' di autoconsumo, un po' di lavoro nero, no? E tutto questo, tutta questa realtà non viene intercettata dagli istituti giuridici attuali. Anche il mercato è, se ci pensate bene, un istituto giuridico. Anche la subordinazione, il contratto di lavoro è un istituto giuridico. Il fatto che la previdenza sia, e tutto il welfare, sia basato sulla contribuzione da lavoro subordinato, anche questo è un istituto giuridico. È chiaro che se le analisi vengono svolte sulla base di una situazione in cui l'occupato è l'occupato a tempo indeterminato, dove il lavoro, per il costo del lavoro per il 50% va al lavoratore e per l'altro 50% va alle contribuzioni o alla ritenuta IRPEF. Insomma, sapete tutti che per dare 1000 euro di stipendio un'impresa ne spende 2000. Ecco. In tutta questa situazione non ci sono diciamo idee e non c'è nemmeno un portato politico che riesca a reinterpretare questi ruoli, perché tutte le volte che anch'io parlo con economisti eccetera, sì, no, perché fanno tutta una serie di discorsi ancorati a parametri che sono costruiti su una realtà che non c'è più. Oggi la prima pagina di Repubblica dice: altro che festa del lavoro, un giovane su tre non ha un posto, in 10 anni sono raddoppiati i sottooccupati, il 25% ha un impiego inferiore al titolo di studio, perso in totale 1 milione di posti di lavoro a tempo pieno negli ultimi 10 anni. E i robot nei prossimi 20 anni compiranno il 15% della manodopera. Già oggi si dice che se fossero applicate tutte le applicazioni e automatismi esistenti, la occupazione calerebbe del 50%. Già oggi. Sì. Quindi siamo in una situazione di svolta epocale, dove dobbiamo pensare ad altri strumenti per distribuire il reddito nella popolazione. Anche il reddito di cittadinanza è in pratica però costruito come un reddito da disoccupazione, tant'è che poi dura 18 mesi ed è ancorato comunque alla ricerca di un'occupazione stabile, eccetera. Ma forse anche questo è uno strumento già vecchio nel momento in cui viene introdotto. Perché tutta la, diciamo, retorica, l'ideologia del lavoro, in fondo, diciamo così, cristallizza una realtà. Per esempio, il lavoro carcerario: perché non si fa il lavoro carcerario? Perché deve essere retribuito con la paga sindacale. Ho capito, ma poi non ci sono risorse sufficienti per farlo, e quindi i detenuti nella maggior parte sono costretti con la media in piccole celle, eccetera. E io ricordo un caso di una clinica dove aveva disabili, ma anche disabili psichici, eccetera, e c'era una persona anziana ricoverata che era molto gratificata
di stare un po' alla reception, così era il suo momento di vita, eccetera. Arriva l'ispettore del lavoro, multa, cosa, questo è un lavoro nero, non lo può fare, no? Lui deve stare a letto, rinchiuso. No, ecco, faccio questi esempi per dire come va superata una certa impostazione ideologica, perché il lavoro non è soltanto la retribuzione, il lavoro è la realizzazione individuale, cioè c'è il fenomeno del volontariato, no? Ma guai a pagare un volontario, no? Perché allora se si dà, allora quello diventa lavoro subordinato e quindi non si può più fare, eccetera. Ho visto l'altro giorno che c'era la notizia di questi che riparano le strade, dei volontari riparano le strade di notte in maniera clandestina, perché anche quello sarebbe un'attività proibita e quindi la devono fare in maniera clandestina. Nel 95 è stata abrogata la possibilità di adibire ai lavori socialmente utili gli inoccupati, cioè i lavori socialmente utili nascevano per i lavoratori in cassa, sospesi dal lavoro per la cassa integrazione guadagni straordinaria, oppure in mobilità potevano essere utilizzati per i lavori socialmente utili. Però ci fu una riforma che io ritengo epocale, anche se poi in realtà la letteratura non l'ha diciamo esaltata come avrebbe meritato, e cioè quella di usare i lavori socialmente utili per gli inoccupati, cioè anche chi non aveva mai avuto un lavoro poteva avere. All'epoca erano 800.000 lire, quindi quanto sarebbe 400 euro di oggi per un lavoro part time, no? Ora questo corrispondeva indubbiamente all'articolo 4 della Costituzione, cioè il diritto al lavoro. Tutti, l'ha detto anche all'epoca in sentenze risalenti la Corte Costituzionale, che il diritto al lavoro è in realtà un diritto di libertà, cioè il diritto di lavorare come e quando vuoi, per le cose alle quali sei portato. Secondo me invece il diritto al lavoro può essere riconsiderato come un diritto pretensivo, cioè la pretesa del lavoro. Fino a metà degli anni 90, noi abbiamo avuto, fino ai primi degli anni 90, abbiamo avuto il collocamento numerico. Cioè nessun datore di lavoro poteva assumere degli operai scegliendoli, ma doveva dire: mi servono 10 manovali, 10 dormitori, naturalmente questa cosa non funzionava perché gli uffici del lavoro non erano assolutamente preparati a gestire queste professionalità, per cui la qualifica era quella che uno dichiarava. Ricordo il caso di un collaudatore mandato in una fabbrica di macchine per caffè per collaudare macchine a caffè, ma io c'ero collaudatore di panettoni, io sono un pasticcere. No, quindi, no, questo per dirvi qual era il livello degli uffici di collocamento. Poi alla fine si disse no, che solo il 50% poteva essere assunto col collocamento numerico, e poi alla fine si è detto vabbè, niente collocamento numerico. Cioè ci sono degli istituti che sono stati, diciamo, banalizzati dall'inefficienza amministrativa, come i lavori socialmente utili, come il collocamento.
perché non facendoli funzionare alla fine sono stati sostanzialmente abbandonati. E poi è cambiata la società, insomma, io la mia generazione ha vissuto la sua prima fase della vita in un sistema, possiamo dire, pseudo-socialista. Il sistema economico era pubblico al 75%, tutte le principali banche erano enti pubblici, tutte le casse di risparmio erano enti pubblici, tutte le società in house adesso delle municipalizzate erano enti pubblici, no? E il sistema, tutte le imprese IRI, ancorché strutturate come società per azioni, in realtà erano tutte in mano al Ministero delle Partecipazioni Statali, quindi erano tutte, quindi era un sistema pubblico. Anche questo sistema, poi le partecipazioni statali furono usate per finanziare i politici, ecco, quando ci furono i socialisti al governo ci fu la concorrenza, come adesso c'è la concorrenza tra i 5 Stelle e la Lega, all'epoca c'era la concorrenza tra i socialisti e i democristiani, e quindi tutti attingevano fondi da queste società fino a che è stato distrutto questa che qualcuno la considerava la terza via, una via di mezzo tra il capitalismo puro e il socialismo, no, questa terza via, anche questa, è naufragata nel marasma della, neanche della corruzione, era il sistema indiretto di finanziamento dei partiti, ma che funzionava finché c'era un partito egemone, quando poi c'erano stati due partiti concorrenti. Mi ricordo il professor Elia, che era all'epoca ministro, dice no, qui c'è una guerra per bande, e questo era il sistema ormai boccheggiante da questo punto di vista. Insomma, tutto questo per dirvi che a mio avviso il vero problema non è nella mancanza di risorse, il vero problema è di avere una società diciamo scandita da istituti giuridici che non sono più corrispondenti alle esigenze della realtà. Cioè oggi, se avessimo tavola bianca per descrivere un sistema socio-economico, sicuramente non lo costruiremmo così. Vi faccio un esempio, il costo del lavoro. Si dice adesso abbattiamo il cuneo fiscale, eccetera. Ma la cosa più incredibile è che tutto il welfare è mantenuto dalle imprese meno produttive. Perché siccome i contributi sono pagati sulle teste, no? Se ho 100 dipendenti pagano i contributi su 100 persone, le imprese, come si dice, labor intensive, che sono quelle a minore redditività, sono poi quelle che debbono mantenere il sistema. Quindi la prima cosa da fare sarebbe di fiscalizzare la previdenza e far pagare i contributi non in base al numero degli addetti, ma in base al fatturato IVA, insomma alla redditività complessiva di questo. Abbiamo quindi questi problemi, la delocalizzazione delle imprese esposte al dumping sociale. E io ricordo i primi anni 90, imprese, tutto il settore tessile italiano era un punto di eccellenza, fu messo in ginocchio dal dumping sociale, dalla concorrenza di paesi terzi, e non essendo più in grado di mantenere un certo livello salariale, queste imprese furono costrette a chiudere. Ma quei lavoratori sono stati assistiti per 20 anni
10 anni hanno avuto continui rinnovi della cassa integrazione straordinaria, altri 10 anni di mobilità lunga. Pensate quanto sono costati. Pensate se ci fosse stato lo strumento giuridico per poter integrare quei salari e quindi mantenere in vita tutte quelle produzioni che avevano un livello di eccellenza a livello internazionale. Quindi questo per dirvi come le crisi sono determinate proprio dall'utilizzazione di determinati strumenti giuridici che non sono più quelli idonei a questo scopo. Poi naturalmente ci sono anche dei risvolti dolosi. Io ricordo delle imprese costruite con i fondi pubblici al solo scopo di far lavorare fittiziamente 6 mesi i lavoratori, il tempo che potessero maturare la cassa integrazione straordinaria. Quindi per riuscire a dare una sorta di salario sociale a questi lavoratori che venivano dalla pastorizia in Sardegna, dall'agricoltura nel sud Italia, eccetera, venivano fatte delle imprese finte. In modo, lavoravano 6 mesi fittiziamente, ma perché dopo 6 mesi si maturava il diritto ad avere la cassa integrazione, e poi comunque si mettevano su questo filone della cassa integrazione. Cioè, uno strumento nato per in una società industriale dove l'occupazione era solo frizionale, non era la disoccupazione era frizionale, non era un'occupazione strutturale come adesso, e dove quindi la cassa integrazione aveva la sua funzione di risolvere momenti episodici di crisi di un'impresa, invece quegli strumenti sono stati utilizzati per dare un salario sociale sostanzialmente ai lavoratori. Tutto questo perché è mancata la politica, è mancato un dibattito, è mancato. Sono andato a rivedere in questi giorni delle cose dei primi anni 90, i problemi sono rimasti gli stessi. Non è stato fatto mezzo passo avanti su questo fronte. Quindi l'Europa sì, ha programmi per favorire la nuova occupazione, eccetera, ma non ha, paradossalmente non ha programmi per mantenere quella che c'è. Per cui sì, per costituire nuove imprese, per favorire l'occupazione dei giovani, eccetera, sì, ma se si deve mantenere un'impresa sana che funziona così, no, perché e quindi in tutta Europa, non è un problema solo italiano, in tutta Europa c'è il problema di industrie che chiudono perché si trasferiscono in Romania, in Cecoslovacchia, insomma, dove il costo del lavoro è molto inferiore. Quindi, mentre l'Europa ha fatto una grande opera, per esempio con l'Europa agricola, con tutta una serie di problemi che non vanno, le quote latte, quello che va, però alla fine ha fatto sì che col sistema delle quote tutti i paesi potessero avere un'agricoltura, altrimenti i terreni sarebbero stati abbandonati, si sarebbe importato tutto dai granai dell'Africa o dell'Europa orientale. Perché non si pensa a fare un qualche cosa di simile per l'industria? Possibile che in Romania ci sono 40.000 imprese italiane? E quindi il problema del dumping sociale è un problema che dovrebbe essere risolto. Non so, si potrebbe pensare per esempio che i lavoratori che sono impiegati in imprese esposte al dumping sociale possono avere paghe più basse, ma integrate
dalla fiscalità generale. Cioè io da tanti anni vado sostenendo che la soluzione è un mix tra salario di scambio, diciamo, tra salario sinallagmatico e salario sociale. Invece di continuare a pagare la disoccupazione, secondo me è più utile mettere risorse sul lavoro che non sulla disoccupazione. Negli anni 90 il delitto più grosso era lavorare, perché se lavoravi che eri in cassa integrazione era la truffa, i danni dello Stato, eccetera. Ci sono state sentenze aberranti. Io mi ricordo la sentenza di uno che aveva aiutato il fratello a traslocare, era stato condannato perché era in cassa integrazione e non doveva lavorare. Ma un altro che aiutava la moglie nell'edicola dei giornali, perché se era in cassa integrazione, no. Non dovevi. Un altro che raccoglieva legna, avevano detto che la raccoglieva non soltanto nel bosco suo, ma anche, questa la vinzio in Cassazione, ma anche nel bosco del vicino. Allora, finché la raccoglieva nel bosco suo, era autoconsumo. Se la raccoglieva un po' più, io mi misi a urlare in Cassazione. Nel bosco! Questi, siccome l'impresa lo voleva licenziare, perché probabilmente era un rompiscatole per questo, gli aveva messo gli investigatori che andavano a vedere dove lui raccoglieva la legna, per poi dire che era... Io mi misi a urlare, nel bosco, gli investigatori! Ma alla fine, la Cassazione cambia giurisprudenza su questo. Su questo fatto. Bene, ora questo è il quadro. Vediamo che cosa fa, devo dire, nella dimensione europea. Vediamo qual è la dimensione europea. Purtroppo la dimensione europea è una dimensione di diritti di libertà. Quindi i diritti sociali a livello europeo non hanno una loro giustiziabilità, anche se c'è un grosso sforzo, va detto, sia della Corte Edu, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sia della Corte di Lussemburgo, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. C'è un grosso sforzo per ricavare dai principi di libertà delle norme più penetranti, i prolungamenti sociali, che così viene chiamata questa tecnica per estrapolare da un astratto diritto di libertà invece un presupposto come un diritto pretensivo. Le sentenze riguardano, non so, faccio qualche esempio, la Corte di Giustizia è intervenuta in materia di diritti sociali ancora nel 94 sull'applicabilità delle tutele previdenziali a una lavoratrice madre che aveva interrotto la ricerca di un lavoro che invece condizionava la sua cosa perché era malata. No? Allora dice no, vabbè, se è malata non bisogna conservargli la tutela. Più recentemente nel 2013 c'era il caso dei lavoratori polacchi che lavoravano in Finlandia e dove l'azienda gli voleva pagare la paga polacca, invece hanno detto no, sta in Finlandia, gli devi pagare la paga finlandese. E una cosa molto interessante è l'introduzione di un istituto che noi conosciamo nella tradizione americana, cioè nel 2015 la Corte di Giustizia ha previsto un danno punitivo per un licenziamento fatto per discriminazione sessuale. Quindi non soltanto il danno dalla perdita del lavoro, eccetera, ma un danno ulteriore dovuto proprio che costituisse un esempio, ecco, per le aziende. C'è stato anche l'obbligo, questo è ancora più recente, nel 2016, di motivare i licenziamenti collettivi.
nel 2017 l'obbligo di consultare i lavoratori quando le aziende proponevano una riduzione di paga, gli dovevano chiarire bene che se non l'accettavano sarebbero stati licenziati. E quindi la Corte è intervenuta anche su questa fattispecie. Da parte sua invece la Carta Sociale Europea, che è del 1961, poi è stata riveduta nel 96 e divenuta in vigore nel 99, è diciamo vincolante per gli stati europei, ma non è giustiziabile in quanto tale. Quindi non vincola nemmeno i giudici nazionali nell'interpretazione della carta. È incredibile che sia stato bocciato un protocollo specifico per i diritti sociali, perché la verità è che gli stati poi nell'ambito della CEDU ostacolano principio di giustiziabilità dei diritti sociali. Come sapete, alla Corte Europea dei diritti dell'uomo si accede quando sono stati espletati tutti i gradi di giudizio. Entro 6 mesi dall'ultimo grado di giudizio si può andare alla Corte, che condanna lo Stato a un risarcimento nei confronti del singolo. In Europa adesso la Carta di Nizza fa parte ora, è diventata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E appunto, come dicevo prima, la Corte Europea ne sta facendo delle applicazioni sempre più puntuali, facendo spesso anche degli apparenti salti logici per arrivare poi a dare tutela effettiva. Ma qual è il processo, diciamo, di giustiziabilità dei diritti nel nostro sistema? Cioè, qual è il rapporto tra la Corte Europea e i giudici ordinari? Dunque, il giudice ordinario è tenuto a disapplicare la legge italiana e ad applicare i regolamenti o anche le direttive se sono sufficientemente specifiche, è tenuto ad applicarle e quindi a disapplicare la legge italiana. Ma cosa succede se invece il contrasto della norma italiana è con un principio europeo? O se comunque c'è un dubbio sull'interpretazione anche di un regolamento? Allora c'è questo strumento della remissione alla Corte europea, la cosiddetta pregiudiziale comunitaria, per avere la giusta interpretazione della norma. E quindi la Corte stabilisce se quella determinata norma dell'ordinamento interno osta all'applicazione del diritto comunitario. Ma la carta
di Nizza, secondo un collega della corte, il giudice Viganò, che è l'ultimo arrivato alla Corte Costituzionale da meno di un anno, dice che la carta di Nizza è una bomba inesplosa, usa proprio questa espressione, perché potrebbe portare a un controllo di costituzionalità diffuso. Questo è anche un problema, perché il nostro sistema è improntato a questo principio: la legge va sempre rispettata dai giudici. Se c'è un dubbio di costituzionalità, la non manifesta infondatezza, si va alla Corte Costituzionale. E la cosa sembrava semplice, ma con l'interferenza europea abbiamo il problema che innanzitutto bisogna vedere se la legge italiana è conforme a un regolamento europeo, se no si applica direttamente al regolamento europeo. Ma ci può essere anche un conflitto tra principi. E se c'è un conflitto tra principi, allora il giudice è nell'imbarazzo. Che faccio? Questo principio me lo stabilisce la Carta di Nizza, ora Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma me lo stabilisce anche la Costituzione italiana. Allora che devo fare? Devo fare attivare la pregiudiziale comunitaria o devo fare la remissione alla Corte Costituzionale italiana? Noi ci siamo pronunciati su questo con un obiter, ormai è diventato famosissimo in tutti i manuali, adesso si parla di questo, cioè la sentenza 269 del 2017, dove noi abbiamo detto che in questi casi va data la precedenza alla Corte Costituzionale. D'altra parte, la Corte Costituzionale è anch'essa un giudice ai fini del rapporto con la Corte Europea. Quindi anche la Corte Costituzionale italiana può fare la remissione alla Corte Europea, può fare la pregiudiziale comunitaria nei confronti della Corte Europea. E questo è anche successo per i precari della scuola, che è stata una grossa vicenda, per cui la Corte di Cassazione ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale l'ha rimessa alla Corte Europea. Nel frattempo il Parlamento ha varato la buona scuola, dicendo che tutti i precari sarebbero stati immessi in determinate particolari liste per poter in tempi ragionevoli accedere all'immissione in ruolo. Nel frattempo si è impegnato a fare ogni 3 anni i concorsi per l'immissione in ruolo. E quindi, quando poi la Corte Europea ha detto che c'era una violazione del diritto europeo con questi contratti precari, che c'è gente di 50 anni che è rimasta sempre precaria nella scuola, pur avendo insegnato sempre, allora la questione, che è tornata dopo la pronuncia della Corte Europea, è tornata alla Corte Costituzionale. Allora la Corte Costituzionale ha detto sì, che ormai c'era
questo decreto, che, insomma, questa legge, no? E con qualche sforzo è stata ritenuta soddisfattiva della pronuncia della Corte europea. Nel 91 c'è stata la sentenza 295, estensore Corasaniti, che ha stabilito un principio molto importante. Il giudice comune è abilitato a giudicare il caso concreto conformemente al principio stabilito dalla Corte Costituzionale, applicativo di un diritto fondamentale, e questo quando il legislatore non si sia adeguato alla pronuncia della Corte. Cioè, noi abbiamo il principio di completezza dell'ordinamento. Allora, se la Corte stabilisce un principio e crea un vuoto, secondo questo principio il giudice potrebbe, ricorrendo all'analogia, alla libera interpretazione, colmare questa lacuna dettando lui la regola del caso concreto. Un altro principio è quello della interpretazione costituzionalmente adeguata, che si richiede da parte del giudice quando fa una remissione alla Corte. Dice: prima di rimettere la questione alla Corte, vedi se riesci tu a interpretare la norma in maniera costituzionalmente adeguata. Però vi devo dire che questi due principi sono pericolosi, perché in pratica creano una sorta di sindacato diffuso di costituzionalità e quindi vengono a minare quel principio della concentrazione nella Corte Costituzionale di questo. Quindi la Corte ci sta ripensando su tutte quelle sentenze di inammissibilità che fioccavano, sul presupposto che il giudice non aveva preventivamente espletato la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente adeguata. Che può fare la Corte sui diritti pretensivi? Ho detto prima che il diritto al lavoro potrebbe essere considerato un diritto pretensivo. E allora vi do una suggestione. La legge del 95 ha abolito, come vi dicevo prima, i lavori socialmente utili per gli inoccupati o i disoccupati di lunga durata. Ora, nella giurisprudenza della Corte, specie in materia di ammissioni del referendum, se una norma fa parte di un sistema ed è un tassello, diciamo, ineliminabile da quel sistema, il referendum non può essere ammesso. Per esempio, io mi sono dovuto occupare dell'ammissibilità del referendum sui voucher,
e si poteva ragionare nel senso che i voucher rappresentavano un segmento ineliminabile dall'intero sistema della prestazione di lavoro, perché soltanto i voucher potevano intercettare quel lavoro occasionale, eccetera. Ma invece poi io ho ammesso il referendum perché i voucher nel frattempo erano stati modificati da un paio di leggi ed erano stati estesi ed erano in concorrenza con lavoro a tempo determinato, eccetera. Poi il referendum non si è tenuto perché è stata modificata la legge sui voucher. E quindi, ecco, però, quindi se è un segmento ineliminabile, quello non può essere sottoposto a referendum, quindi non potrebbe essere neanche abrogato. Ora, se l'unico modo di dare lavoro agli inoccupati sono i lavori socialmente utili, la Corte, ove fosse investita, potrebbe anche dire che la norma che li ha abrogati è illegittima e quindi può rivivere. Oh, attenzione che la norma illegittimamente abrogata rivive soltanto se c'è un'abrogazione secca, perché se la norma invece è abrogata implicitamente o comunque sostituita un'altra norma che dà una regolamentazione diversa, la norma non rivive. Però qui nella specie l'articolo X è stato abrogato esplicitamente e quindi potrebbe essere al limite e riproposto. Grazie. Ringrazio molto il professore Roscaretti per la lezione densa di spunti e sono stati riproposti temi importantissimi e ahimè temi irrisolti che però, come dire, insomma, noi ci occupiamo esattamente di questo, cioè di riflettere su questioni che sono ancora al centro del dibattito politico e giuridico. Lo ringrazio davvero perché da maestro del diritto ha posto sul piano giuridico queste questioni e la lettura delle questioni inerenti ai diritti sociali hanno una valenza politica centrale, perché davvero quando si parla di costo del lavoro, di sostanzialmente di politica del lavoro e del rapporto tra legislazione italiana e legislazione europea, davvero i punti nodali sono numerosi. Innanzitutto penso alla questione del diritto europeo come funzione riparatoria in qualche modo delle carenze sostanzialmente della giurisprudenza italiana. Io credo che il problema sia evidente e qui vorrei anche aprire il dibattito che di consueto facciamo dopo la lezione frontale. Il problema, a mio modo di vedere, è quello proprio di creare una tensione forte tra principi e diritto. Mi sembra dalla relazione che ho ascoltato che questa tensione molte volte viene meno, è debole, e questo potrebbe prospettare, a mio modo di vedere, una riflessione ulteriore sulla possibilità di rinforzare sostanzialmente questa linea, questa relazione. Il principio di giustificabilità è è il cuore del problema per quanto concerne i diritti sociali. Molte volte noi diciamo nel corso dei nostri incontri che oggi più che mai i diritti sociali sono alternativi, deboli rispetto ai diritti civili. Qui forse abbiamo capito ancora meglio il perché naturalmente è chiaro ed evidente che gli Stati hanno difficoltà nella difesa di questi,
di questi diritti e, come diceva prima il professor Prosperetti, a volte basterebbe rileggere il diritto per poter amplificare la scala dei diritti. Non accade spesso, non accade perché probabilmente è complicato, ma certamente non accade perché appunto non c'è una dimensione europea che possa trovare e formulare una condizione di ospitalità dei diritti stessi. Bene, io ringrazio ancora il professore Prosperetti per la sua dotta lezione, chiedo scuse ai studenti che sono in piedi, il mese prossimo provvederemo a trovare un'aula ancora più grande e apro il dibattito che sicuramente sarà fruttuoso data la mole quantitativa e qualitativa dei problemi posti. Prego. The problem. Prego. Giro sempre con i miei diritti fondamentali dell'Unione Europea perché è sempre utile. E quindi ritorno. Sono piccoli però. Sono minuscoli. Però sono comodi da portare dietro. Sulla libertà professionale e diritto di lavorare. Nel senso che la possibilità di ampliare. Beniga il microfono, così sento anche. Mi prendo anche gli occhiali così lo posso leggere. Grazie. L'articolo 15 è libertà professionale e diritto di lavorare. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta e accettata. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi e di prestare servizio in qualunque Stato membro. I cittadini dei paesi terzi, cioè, devono essere... Sì, vabbè, ma tanto ormai l'ho letto. Sì, però questo si porta dietro sempre. È utile. Cioè, quello che a me interessava capire era fino a che punto questo che è considerato ed è inserito nella prima parte della Carta, cioè nei diritti di libertà, possa essere allargato fino a diventare un diritto. Quindi non solo la libertà di cercarsi un lavoro, di lavorare, di esercitare una professione, poi collegato a quello successivo che è la libertà d'impresa, ma il salto fino a far diventare questo un diritto al lavoro, alla professione, non mi sembra così facile, anche se la CEDU cerca in qualche modo di spingere in questa direzione. Mi sembrerebbe contrario ad altri diritti di libertà, nel senso che la pretesa di un lavoro, che nella Costituzione si può forse rinvenire più facilmente che non nella Carta, a livello europeo, soprattutto messa insieme ai principi di concorrenza, di mercato, che sono quelli che purtroppo, devo dire, hanno governato quantomeno fino adesso anche le corti, chiedo al professor Prosperetti, è possibile, cioè che sia auspicabile una cosa, ma è possibile, dato il testo di questo articolo e comunque l'inserimento solo nei diritti di libertà? Eh beh, il problema è proprio questo, ma quello, il lavoro del giurista secondo me deve essere proprio quello di rendere possibile quello che è auspicabile. E se la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea lo stabilisce come un principio di libertà, l'articolo 4 della nostra Costituzione parla di diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto. Allora, come si fa a dire che quello dell'articolo 4 è un mero diritto di libertà, quando si dice che deve promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto? Quindi che tutto questo sia per rendere effettivo
la libertà di lavorare sembra un'interpretazione troppo vaga. Abbiamo l'articolo 36 della Costituzione, che nasce come una norma da tutti ritenuta programmatica. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare sia alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Tutti sono i primi commentatori, la norma programmatica, eccetera. Poi fu un avvocato dell'Aquila a avere l'idea di dire: ah no, questo chi ha detto che se noi lo congiungiamo insieme con l'articolo del codice civile che consente al giudice di fissare una retribuzione equa, allora il codice civile dice che bisogna fissare una retribuzione equa, la Costituzione dice che deve essere sufficiente, io prendo come parametro i contratti collettivi. E questa è stata la Corte d'Appello dell'Aquila che per prima disse questa cosa, e questo è diventato il sistema di applicazione generalizzata dei contratti collettivi in Italia. Cioè i contratti collettivi in realtà si applicano non tanto in forza dell'autonomia collettiva, ma soprattutto in forza dell'articolo 36, che chi non ha chi lavora senza essere iscritto a un sindacato, senza in un'impresa che non è neanch'essa iscritta a nessuna associazione imprenditoriale, però dice: tu mi devi applicare il contratto collettivo ex articolo 36, perché quella retribuzione è la retribuzione sufficiente. Quindi, che dei diritti, diciamo così, delle norme programmatiche siano diventate diritti, diritti giustiziabili, diritti pretensivi, è già successo nell'ordinamento. Sulla base della Costituzione, non della CEDU. Ah, vabbè, ho capito, prevale la Costituzione, non c'è dubbio che prevale la Costituzione. Infatti, lo dicevo prima, il limite delle carte europee, che non c'è nella nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione è una Costituzione, come sapete, di compromesso, c'è la componente comunista, socialista, eccetera, no? Quindi è una Costituzione, ci sono le norme sulla proprietà privata che può essere espropriata per motivi di interesse generale, e ci sono tante norme, insomma, che danno quella costruzione sociale alla nostra Costituzione. Le carte europee sono ispirate a un modello che, come diceva l'avvocato Stoppani, è quello appunto liberista, è quello della concorrenza, del libero mercato, eccetera. Probabilmente è stato troppo rapido il processo di integrazione europea anche con paesi che non erano allo stesso livello, per cui si sono creati problemi di dumping sociale e i paesi più progrediti ne soffrono. Oggi in Italia sopravvivono le industrie molto automatizzate, molto meccanizzate, dove appunto la forza lavoro è limitata all'indispensabile. Io ricordo tanti anni fa di aver visitato uno stabilimento a Frosinone che occupava 5.000 lavoratori, faceva uno stabilimento tessile, faceva un monoprodotto, il tessuto per tutto.
era stato impiantato lì perché lì c'era una manodopera maschile che poteva fare, perché all'epoca c'era il divieto per le donne di fare i turni notturni, e siccome questa è una fabbrica a ciclo continuo, no? In più c'erano i fondi della Cassa del Mezzogiorno, quindi questa multinazionale americana l'aveva messa lì perché c'erano tutte le condizioni, eccetera. Prima di fronte, per un telaio ci volevano 4 persone, poi 2, poi 1 per telaio, poi 1 ogni 20 telai, poi neanche quella perché tutto veniva regolato meccanicamente. Insomma, questa fabbrica da 5.000 persone adesso produce la stessa cosa con 200 persone. Infatti. Questa è la realtà. E nonostante questa realtà così evidente, noi continuiamo, i contributi si pagano su, no, su quanti lavoratori ci ha impiegati, e continuiamo a ragionare con categorie superate. Il fatto adesso che si parli del salario minimo è interessante, certo, ma è una cosa che andava fatta 50 anni fa, stabilire per legge il salario minimo. Infatti fu fatto con la legge Vigorelli negli anni 50 e furono trasformati in decreti legislativi, contratti collettivi per dare a tutti un salario minimo, no? E siamo tornati lì. Quando invece il problema non è di ingessare il sistema, perché se ci potessero essere dei salari bassi, bassissimi, che consentono di mantenere l'occupazione, il resto, se poi il reddito è troppo basso, verrà integrato. È chiaro che se però noi facciamo dei salari minimi, o puoi dare quel salario minimo oppure vai in Romania. No, invece io penso che il futuro sia proprio nell'integrazione, se vogliamo mantenere un'occupazione in questo paese o nell'Europa progredita, diciamo. Il futuro è l'integrazione fra reddito di scambio e reddito assistenziale. Grazie per la tua domanda. Bella squadra. Tutti i ragazzi che intervengono. Più tempo. Ex ragazzi. Ho in realtà soltanto qualche considerazione su cose che sono state già dette. Sono assolutamente d'accordo con il sottoscritto, poi anche il mio maestro, ma su tutta l'impostazione, ma soprattutto su quest'ultimo punto, proprio questo del salario minimo, se ne parla tanto, ma secondo me sono più i problemi che potrebbe creare che quelli che viene a risolvere. È un provvedimento antico che tra l'altro non solo drammatizzerebbe ancora di più questo discorso del costo del lavoro, ma creerebbe, rispettiamo un attimo, anche problemi sul versante della libertà sindacale, perché tu vai a spiazzare assolutamente alcuni sindacati che pongono in essere contratti collettivi rispetto ad altri. Questo per dire che cosa, senza approfondire, che quello che un tempo che si chiamava contrattazione pirata, io ho anche avuto modo di intercettare questi nuovi attori sindacali, non è più in realtà una contrattazione privata, è pirata, come dire, è una contrattazione da combattere, fatta al ribasso, ma una contrattazione strutturata anche sul versante dei datori di lavoro, che meglio si presta in alcuni contesti produttivi proprio a questo, a far rimanere la produzione in Italia, che altrimenti andrebbe via. Me lo dicono proprio questi interlocutori sindacali, che cercano una loro legittimazione, vediamo anche rispetto alla normativa sullo sciopero nei servizi pubblici, proprio perché sono ostracizzati dagli altri. Quindi inserire questo che sembra, poi la politica a un certo punto cerca nuove prospettive, adesso propone il salario minimo, ma ripeto, a mio avviso sono soltanto gli effetti negativi, sarebbero ancora più forti dei vantaggi. Ma volevo, e poi sempre per porre una domanda in realtà al professor Prosperetti, ripartire dal discorso invece interessantissimo, ho aspettato anche
Carlo Stoppani sull'articolo 4. Cioè, secondo me ho una percezione diffusa, il problema è proprio europeo. Cioè, in questo frangente, in un frangente che ormai va avanti da 20-30 anni, ecco, la prospettiva dell'articolo 4, no, il nostro bell'articolo 4, io ricordo un convegno con il professore Forrelatore nell'anniversario della Costituzione proprio sull'articolo 4, la possibilità di sviluppo, il diritto al lavoro, che, su cui la Costituzione è basata, è tutta l'impronta lavoristica della Costituzione, in realtà in questi 30 anni è stato, a mio avviso e anche l'avviso di molti, schiacciato da un'evoluzione dell'Unione Europea che è stata un'evoluzione che è arrivata fino a un certo punto, in chiave liberista, così. Perché? Perché fino a un certo punto, con la leva del debito pubblico, che è stata una leva oggi considerata negativa, ma che ha comportato anche lo sviluppo nel nostro paese, si potevano prendere alcune decisioni nello Stato paese, Stato d'Italia. Ma nel momento in cui la leva del debito pubblico non si può utilizzare più, perché tutto è stretto ai vincoli europei per cui la circolazione delle risorse va sempre non posta in chiave, non c'è più l'inflazione, in chiave di concorrenza, allora io non posso fare più nulla in chiave nazionale. Ma allo stesso tempo, ed ecco il problema dell'Europa, l'Europa non fa nulla in prima persona, perché una cosa è seguire, ed è molto interessante, l'evoluzione delle corti, ma le corti cosa tentano di fare nei loro limiti? Di andare a rafforzare i diritti degli stati nazionali. Degli stati nazionali, senza arrivare, perciò si è in mezzo al guado, quindi non ci può essere più sviluppo dei singoli stati, perché sennò violo la concorrenza, se io spendo risorse per il diritto al lavoro, quell'altro stato non ce l'ha, lo stato vicino a me, e quindi peggioro la situazione, tipo l'effetto del reddito minimo. Ma dall'altra parte l'Unione Europea non fa il passo in avanti di avere dei minimali diritti sociali europei uguali per tutti. Ma anche la prima idea di una, sembra una cosa marginale, di un'età pensionistica uguale per tutti, no, che invece l'età pensionistica varia in ogni ordinamento e quindi c'è un dumping anche da questo punto di vista. Quindi ripeto, la provocazione, vorrei sentire il professor Prosetti che ne pensa, è questa: che un'Unione Europea a metà del guado fa solo male se non si sviluppa, e dobbiamo intravedere in quale prospettiva. Grazie. Eh sì, il problema è proprio questo, e non a caso ci sono tanti euroscettici in questa fase storica, perché tutta l'Unione Europea si è tecnicizzata su valori che non sono stati adeguati alla società post-industriale, sostanzialmente. Quindi c'è una sostanziale mancanza di fantasia. Io ricordo quando fu fatta l'Alfa Sud, grande conquista delle partecipazioni statali contro la Fiat, contro il monopolio della Fiat in Italia, no, l'Alfa Romeo, che era di proprietà dell'IRI, quindi dello Stato, apre al Sud, all'Alfa Sud. Alla prima vendemmia 30% di assenteismo, perché ecco, è andato a fare l'industria al Sud, cioè, grande scandalo. Ma no, il problema è che quella era sostanzialmente una risorsa. Il fatto di avere delle maestranze capaci di un autoconsumo che in periodi di crisi avrebbero potuto integrare con le loro attività agricole, poteva diventare un modello. Invece fu uno scandalo, perché no, l'industria è l'industria. E ancora noi oggi continuiamo a ragionare in questo senso. Come si fa a pensare che a un disoccupato di un paese che c'ha l'orto, c'ha che si arrabatta così, eccetera, gli propone un lavoro a 250 chilometri di distanza in una città nella quale deve andare a affittarsi una casa, eccetera. Sono cose irrazionali, perché questo modello che il lavoro è il lavoro a tempo pieno,
nell'industria, nei servizi, no? Ma senza pensare che la realtà è fatta oggi di tante cose, di volontariato, di cooperazione, di tante... cioè c'è una società civile che si è, diciamo così, ricavata degli spazi in questo sistema, che però non vengono intercettati. Anche il lavoro nero avrebbe bisogno non di essere criminalizzato tout court, ma di essere studiato nelle sue potenzialità e attraverso una, per esempio, decontribuzione, no? si potrebbe in qualche maniera razionalizzare questa esigenza, cioè che qualsiasi lavoro devi arrivare a una formalizzazione per cui sostanzialmente devi pagare il doppio rispetto a quello che ha il lavoratore, è un qualche cosa che in questa fase storica non è più sostenibile. Vanno trovati altri modelli. Però gli economisti non sono capaci di fare questo, perché loro ragionano con i grafici, con le cose, e con gli istituti attuali. No, io ho provato, non si schiodano. Quello è l'occupazione, quello è il tasso di occupazione, quello è il tasso di disoccupazione. No. I sociologi sono troppo avanti, perché parlano dell'ozio, della cosa. Sono troppo. No. Io penso che proprio i giuristi debbano invece colmare questo spazio. Se posso aggiungere solo una cosa, io credo che ci sia stata e ci sia poca attenzione a che cosa significa l'Europa. Cioè, ci sono delle materie dove l'Europa non può intervenire. E qui mi riferisco alle tue osservazioni. E qui, no, non può, perché non c'è stata cessione di sovranità in quei settori. Lui dice... Bocce ferme. Dall'altra parte ci sono... degli interventi. La Spagna è riuscita, in una situazione peggiore della nostra, ad avere una crescita o altro, perché ha impedito, di fatto, e lo può fare, l'Europa non glielo può impedire, alle imprese di delocalizzare. Da noi comincia adesso a dirsi, ma se uno delocalizza gli toglie, andava fatto prima. Certo. E quello è consentito, non è aiuto di Stato, e tu hai modo di mantenere l'occupazione qui. Poi potrai intervenire, appunto, certo, per far sì che il costo del lavoro sia diverso. Ma se tu chiudere la stalla oggi, però l'hanno fatto, e l'hanno fatto i vicini spagnoli, era possibile, ma non è stato fatto. Bene. Altre domande? Prego. La domanda, più che una domanda, è una considerazione. L'Europa, che tenta, dal mio punto di vista, di seguire il modello americano, cioè quello che è un'unificazione di tanti stati per cercare di creare un'economia forte in contrapposizione al ruolo ovviamente americano e quello asiatico, forse non ha del tutto considerato il fatto che le discrepanze sociopolitiche e ovviamente economiche tra i vari stati non potessero essere semplicemente unite e legiferate alla stessa maniera, quindi come adesso stava dicendo. Ad esempio nel caso italiano, cioè la tassazione che viene a oberare il lavoro per un cittadino italiano è infinitamente maggiore rispetto a quello che può essere a quello irlandese o a quello che è stato fatto in Portogallo, cioè il fatto di il più possibile detassare quello che è il lavoro per dare occupazione, per dare moneta e fare, diciamo, creare circolo. Allora noi ovviamente andiamo a vedere dal punto di vista proprio statale la convenienza, però questa convenienza non è la convenienza degli stati europei. Non sarà allora forse il caso di andare a riconsiderare quello che è un concetto di unione, che poi non a caso negli ultimi anni si è visto, cioè tuttora quello che sta succedendo in Italia è quello di tentare di uscire, più che, cioè di andare a prendersi di nuovo la posizione che era fino a
quindi quei 20 anni fa, più o meno, no, una 30 anni fa, e quindi andare anche a riconsiderare il concetto di dovere di questo, di quello che è stato fatto come reddito di cittadinanza, cioè di dover dare per forza uno strumento economico in mano al singolo cittadino, anche qualora non, secondo mio parere, non ci sia un'applicazione vera nella ricerca del lavoro. Quindi la domanda era, forse non è meglio tornare a una concezione statalista piuttosto che europeista per difendere i propri cittadini, oppure sarebbe meglio in evoluzione andare a considerarsi cittadino europeo, però andando a integrare anche quello che è il cittadino dei paesi meno, diciamo, sì, meno evoluti? Beh, l'alternativa è proprio questa, cioè o l'Europa diventa, fa una politica fiscale comune, una politica previdenziale comune, una politica estera comune, una politica e allora diventa non più l'Europa del mercato unico, ma diventa un qualche cosa che assomiglia molto di più a uno Stato federale. Oppure, come dici tu, allora dicevano, vabbè, allora facciamo un passo indietro, l'Europa è soltanto il libero mercato, no? Però allora gli stati possono ritornare a fare una politica economica e sociale anche sganciata dai vincoli della concorrenza. Queste posso, sono le due realtà. Facciamo parlare anche. Insomma, la mia sono due domande che nascono un po' dal dibattito. La prima è più retorica, prende insomma un spunto da quello che diceva Jean-Claude Juncker nell'intervista a Fazio, diceva: io non credo negli stati d'Europa, piuttosto penso che l'Europa sia un fattore di arricchimento delle nazionalità. A ruota le chiedo, questa Europa ha bisogno di una Costituzione, insomma, diceva anche un saggio di Pim, e questa è la domanda retorica. La seconda è questa, insomma, da quanto si diceva, non si corre il rischio di costituzionalizzare il diritto amministrativo? Quali sono i rischi per l'Europa, insomma, questa costituzionalizzazione? Grazie. E beh, questo che abbiamo appena detto, cioè indubbiamente l'idea di una Costituzione europea, di cui la Carta di Nizza doveva essere, diciamo, il punto di partenza, ma non si è voluta fare una norma, diciamo, di rango superiore, no? Si è rimasti comunque a un trattato che è questo, che è la forza specifica di questa Convenzione europea. Questo indubbiamente farebbe dell'Europa un soggetto, no, capace di portare a riforme sostanziali, però non c'è né un dibattito né uno studio né... Io sono paradossalmente, finisco per aver paura di questo, perché di un successivo grado di ingessamento della realtà secondo categorie che non sono categorie capaci di spiegare l'evoluzione della società in questa fase storica. Quindi forse sarebbe più opportuno avere maggiore libertà dei singoli stati di potersi dare degli strumenti di intervento anche dello Stato nell'economia più consoni alle diverse realtà, perché ormai poi non è l'Europa 12, l'Europa 27 o 28 è un'Europa che vede situazioni
troppo diverse. Non a caso dicevamo prima che c'è un dumping sociale anche e soprattutto europeo. Altre domande? Prego. Riguardo della combinazione tra tutela dei diritti sociali in Italia e costituzione di una dimensione di diritti sociali in Europa, io ritengo che, come lei ha appena detto nella sua ultima frase del suo intervento, che in Europa ci siano realtà molto diverse, in cui anche comunque sia possibile vedere movimenti come quelle 40.000 imprese italiane in Romania che prima ha citato, che si basino appunto su queste differenze. Io credo che sia necessario, questa è più una chiatta, una provocazione, una considerazione per sapere cosa ne pensa, che a differenza magari di altre condizioni, in Italia la lettura ha incombinato diversi articoli come il 4, il 36, ma anche lo stesso 43 della Costituzione, ci consentano al nostro Stato di tutelare una dimensione di diritti sociali, anche potenziale, non necessariamente che si vada a scontrare con il mondo del libero mercato, ma anche una tutela di diritti sociali che, come appunto sta dicendo adesso, lasciate in una direzione che può anche concretizzarsi in una carta costituzionale europea, ma che, come dice lei, si andrebbe a definire e a cristallizzare dimensioni ormai superate a livello del mercato del lavoro, non sarebbe un ulteriore passo, come dire, in una direzione sbagliata, piuttosto che un'unificazione che sarebbe sicuramente dovrebbe andare a costituire una contingenza ottima per una dimensione europea, che invece vada sempre una direzione sbagliata? Sì, certo, il fatto che ogni paese si faccia i propri diritti sociali, no? È un rischio, però l'Europa ha funzionato anche prima della moneta unica. C'era lo strumento della manovra monetaria. Se si doveva fare concorrenza, si svalutava, no? I frigoriferi italiani costavano meno di quelli tedeschi, no? E l'economia girava. Gli aiuti alle imprese, tutti strumenti che, no? Che nella logica della concorrenza sono venuti meno. E non è che l'Europa non ci fosse all'epoca, l'Europa c'era. Il problema è stato di questi super valori come la concorrenza, no? che anche a livello professionale l'avvocato Stoppani, che è stato tanti anni al Consiglio dell'Ordine di Roma e che adesso è al Consiglio Nazionale Forense, mi diceva quanti sono gli avvocati a Roma: 3.500 finti avvocati, attenzione. Perché se c'è qualcuno che è un avvocato col titolo spagnolo e viene... Sì, insomma, questi, vabbè, chiaro. Questi non parlano spagnolo, ma sono diventati avvocati. 3.500 a Roma. Io quando ho cominciato a fare la professione a Roma erano 5.000 avvocati in tutta Roma. A Roma sono 28.000. Adesso sono... di cui... Quindi... qui la Bolkestein, no? Sta... uccide anche le specificità professionali da questo punto di vista, con corsi di studio diversi, non comparabili, eccetera, ma in tutti i settori, dagli avvocati agli infermieri, no? C'è un problema. E tutto questo indubbiamente non è né funzionale né razionale. Un'ultima domanda? Vabbè, possiamo
possiamo... Ringraziamo ancora il professore Prosperetti. Non andate via perché ci sono alcune comunicazioni di servizio per...